Ma diciamo che la biblioteca potrà essere, per quanto riguarda l'attività culturale, la prima delle iniziative più ampie che verranno messe in campo nuovamente, che quindi potrà essere nuovamente fruibile un po' alla vecchia maniera, diciamo così. Dico la vecchia maniera perché in questi 2 mesi invece la biblioteca digitale ha visto un'impennata assoluta, sono quadruplicate le iscrizioni e quindi vuol dire che tantissimi utenti si sono iscritti, hanno potuto leggere ebook, hanno potuto consultare tutti i documenti della grande biblioteca digitale regionale che quindi sulla Pastrana di Landi poi fa riferimento. Adesso si aggiunge invece questo servizio che inizialmente vogliamo dedicare a tutti gli over 65, che sono quelli che magari ancora in questa fase devono stare più attenti, ma anche a tutti i ragazzi, a tutti coloro che hanno la necessità di reperire informazioni in tempi urgenti, per esempio perché stanno lavorando alle tesi d'esame, perché hanno necessità di concludere alcune ricerche. Per questo motivo quindi c'è la possibilità di fare la prenotazione consultando il catalogo di tutta la disponibilità della Biblioteca Pastrana di Landi online, prenotare, dicevo, i libri, i volumi, anche i DVD di interesse e riceverli direttamente a domicilio. Tutto il servizio è messo a disposizione grazie a una collaborazione che sta andando avanti anche su altri fronti con la GESI. In questo caso abbiamo coinvolto anche il Ducati Club che dà proprio la disponibilità a ritirare il materiale con mascherine, con i dispositivi di precauzione necessari e a consegnarli domicilio. Utilizziamo la stessa modalità, anche truffa, chiamiamola così, utilizzata per il conto spesa comune. E cioè verrà data a chi fa richiesta il libro la parola chiave, quando il libro, il DVD verrà consegnato a casa, questa parola chiave verrà ritenuta dal volontario e quindi si potrà lavorare in sicurezza. Non è stato un passaggio immediato quello della consegna dei libri a casa perché c'è un altro aspetto che non va tralasciato, perché ricordiamocelo bene, siamo ancora in emergenza sanitaria e quindi l'attenzione deve essere massima, e cioè l'aspetto della quarantena dei libri. I libri, così come i DVD, una volta che ci saranno restituiti, verranno messi in appositi spazi, come se fossero delle persone, in modo tale che eventuale trasmissione del coronavirus non possa più avvenire dopo questo periodo di riferimento. Questo è un accontento ulteriore che abbiamo voluto adottare proprio perché, pur sapendo che la sicurezza assoluta non può esistere se non nell'isolamento totale, però cerchiamo di agire e di operare in modo tale da garantire questi aspetti. Si sta lavorando anche un'altra cosa, mentre questo servizio partirà da lunedì 4, si sta lavorando invece alla possibilità per tutte le età, quindi in questo caso di frequentare la Pastrana di Landi per quanto riguarda il ritiro diretto dei volumi e quindi per il prestito, sia per la riconsegna che per il prestito di nuovi volumi. Verrà realizzato quindi uno sportello direttamente sull'ingresso della biblioteca in modo tale da impedire l'ingresso di chiunque. Ci sarà un operatore che prende nota e che quindi consegna. Stiamo quindi organizzando anche questa seconda attività. E da quando L'importante questo? è che ci lavoriamo nella settimana entrante, quindi dal 4, quando alcuni operatori cominceranno a rientrare in biblioteca, mentre adesso a parte qualche controllo, tutto il lavoro veniva fatto in telelavoro, in smart Sì. working, e quindi da lunedì ci si potrà lavorare in modo concreto con l'obiettivo di essere pronti già dal lunedì successivo. Per quanto riguarda i musei, invece, capitolo a parte, vedo che tante province spingono per riaprire il prima possibile, noi stiamo invece attendendo e vogliamo attendere. Per alcuni motivi molto ovvi, innanzitutto adesso tutte quelle iniziative che non sono proprio essenziali è bene posticiparle. Il museo, per quanto l'attività culturale sia importantissima nella formazione di ognuno, in questa fase può attendere soprattutto perché appunto sappiamo benissimo i limiti che ci sono alla mobilità, vogliamo non incentivare questa mobilità che può essere rimandata, posticipata e quindi lavoriamo un po' in questa direzione. Adesso è prematuro dire quando riapriremo anche i musei, però dagli orientamenti che abbiamo adesso sicuramente non nel mese di maggio. Invece altre attività, non so, eventi magari previsti all'aperto, cose. Allora, teoricamente ad oggi non ci sono aperture
normative o sanitarie che ci permettano di ragionare su eventi anche se all'aperto. Sì, perché ci Quindi sarebbe abbiamo lì, l'assembramento, sì, comunque. esatto, assembramento, ma si sta ragionando su molti fronti. Allora, innanzitutto sono in contatto con l'assessore alla cultura di Milano che sta ragionando per organizzare un po', ricalcando le stagioni precedenti, però in questo caso in forma laboratoriale, con le energie e le risorse che chiaramente una Milano ormai capitale per certi versi economica del nostro paese può avere. Loro organizzano l'estate sforzesca e quindi vedranno di organizzare iniziative all'interno del Castello Sforzesco. Stiamo pensando a qualcosa di analogo con un ulteriore contatto, e cioè è stato annunciato ieri, ci sarà una deroga per la Campini, della quale sono Campini potrà a Ravenna organizzare un completo festival estivo, seppur in forma ridotta, rivisitato. Allora, vedendo di mutuare questa deroga specifica fatta per Muti e per la Cherubini, vedremo cosa possiamo mettere in campo per la città di Piacenza. Abbiamo, come dicevo, diverse iniziative lì pronte per partire, ma che rischiano di confliggere poi con le normative nazionali e regionali, le indicazioni regionali. Quindi è giusto in questa fase essere pronti a partire nel caso in cui si sblocchi qualcosa, ma ovviamente siamo tutti in particolare, cioè in una fase di Certo, aspettativa. e quindi stesso discorso per il teatro, immagino. Il teatro, noi speriamo e lavoriamo per recuperare tutti gli spettacoli possibili. Stiamo a vedere anche lì cosa verrà reso possibile. Sicuramente attività come teatri, come anche cinema, stando a quello che dicono dai livelli nazionali, saranno Sempre tra le ultime a poter ripartire. sul Ma fronte. ufficialmente no, perché nei decreti non si parla, No, è lettera infatti. morta, così come tanti altri aspetti, sono lettera morta, non si sa neanche se li hanno considerati, però nei confronti, nei colloqui, quello che emerge è che sostanzialmente appunto si potrà pensare a una ripartenza solo molto avanti. Quindi questi proprio hanno fatto alcune proposte, per esempio, cioè, che però sono fattibili per mille motivi, organizzare spettacolo all'interno della platea e mettere in pubblico invece uno o due per palchetto. Significa in un teatro da 1200 persone farcene andare 150, insomma, sono cose, a parte il fatto che renderebbe la cultura unitaria, che invece non deve essere, ma poi anche difficilmente gestibile ancora. Quindi sono tutte ipotesi al momento che finché trovano qualche riscontro ci vedranno su chi va là, ecco. Per quanto riguarda la scuola, molte regioni, e la stessa regione Emilia-Romagna ha chiesto il progetto che abbiamo spostato per l'attività che dovrebbe portare da maggio a settembre, il progetto Procospino, per prendere spunto da alcuni parametri che avevamo indicato. Ad oggi, e questo serve proprio anche per sollecitare il Ministero, perché la scuola è un'altra grande dimenticata, va detto, più che la scuola, l'attività didattica e d'accudimento, didattica a distanza e di accudimento, perché dal 4 di maggio sappiamo che molte famiglie avranno entrambi i genitori che torneranno a lavorare e i bambini in una situazione di limbo non si sa in che modo verranno gestiti. Per la ripartenza della scuola sicuramente, seppur sembra in là col tempo, perché parliamo di settembre, serve un congiungimento di quello che abbiamo chiesto al Ministero anche non più tardi dell'altro ieri, e anche al tavolo nazionale dell'ANCI Scuola, indicazioni chiare e immediate su quelli che saranno i parametri di settembre, perché non possiamo semplicemente tornare a settembre a scuola come avveniva fino a 6 mesi fa, fino ai 3 coronavirus. Questo per noi è urgente, forse più che altrove, perché come ben sappiamo Piacenza ha dei problemi di spazi notevolissimi, che in tanti anni sono maturati, che non avevano trovato ancora una soluzione strutturale. Dovremmo pensare quindi a tante aule, dovremmo pensare a turnazioni anche nelle mense, turnazioni anche nel trasporto scolastico, quindi insomma una situazione molto complessa che per essere organizzata e anche dal punto di vista strutturale essere approntata richiede non giorni ma mesi correndo veramente giornalmente. Allora abbiamo sollecitato questa necessità per non arrivare poi a settembre con
problemi. Ovviamente però appunto non hanno pensato a come gestire i bambini dal quadro di maggio e ancor meno a come sarà a settembre. Noi però da questo punto di vista, col massimo spirito collaborativo che sempre ci ha contraddistinto, però cerchiamo di incalzare perché la necessità di migliaia di famiglie, pensiamo che a Piacenza solamente dalla scuola materna, quella che era chiamata scuola materna, adesso scuola dell'infanzia, fino alla scuola media, cioè dove i genitori magari devono essere più presenti fino all'età dei 13 anni, abbiamo quasi 20.000 bambini. Quindi capiamo bene il peso che può avere un tale esercito di giovani da seguire. Sì. Questo per quanto riguarda l'aspetto scolastico. Per quanto riguarda l'aspetto turistico, stiamo ragionando molto concretamente, nel senso che verranno ufficializzati a giorni per alcuni provvedimenti che il Comune può prendere a sostegno del settore, a partire da quello alberghiero, perché il settore alberghiero è stato colpito immediatamente, anche quando non c'era l'obbligo di chiusura, di fatto ha dovuto chiudere perché si è visto distette tantissime prenotazioni, quindi si sta lavorando in modo concreto per un sostegno di carattere che possa essere tale da incentivare un po' il loro lavoro. A questo si sta affiancando ciò che ha fatto la Regione con piccoli contributi, per esempio per la sanificazione dei locali, degli alberghi, ma ci sono anche altri fronti. Insomma, il turismo sappiamo benissimo che muove un indotto enorme, che va tanto dalla guida turistica al ristorante, al bar, a chi vende souvenir non solo, a chi vende prodotti tipici, fino appunto agli albergatori. Quindi questo è un fronte sicuramente da considerarsi. Stiamo pensando poi a un riconoscimento che permetterà di tornare un po' in pista come città di Piacenza e che sia un grazie per chi si è tanto impegnato in questi durissimi mesi a favore di tutta la comunità, però questo insomma è in fase di definizione e lo annunceremo a giorni. Ma sicuramente la città di Piacenza è stata colpita più ancora di quanto le istituzioni nazionali pensassero all'inizio e quanto ha detto anche il Premier Conte nella visita alla nostra città. Per questo motivo non solo meriterà la massima attenzione, il massimo sostegno da parte di tutte le istituzioni per quanto riguarda l'affrontare l'emergenza oggi, ma meriterà attenzione e impegno per la ripartenza e un rilancio. Il potenziale rilancio per la nostra città passa sì per l'artigianato, per il commercio, per la manifattura, per l'industria, ma anche e soprattutto, lo si stava capendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, attraverso la cultura e attraverso il turismo, che tante volte è il turismo culturale. Su questi fronti quindi investiremo, seppur con le difficoltà enormi che ci saranno all'inizio, per riportare Piacenza ad essere terra di passo in senso positivo, quindi ad essere